Benvenuti in questo nuovo video, siamo qui di nuovo con Andrea Cirelli per parlare in modo più approfondito del suo libro, Il tuo corpo ti dice come diventare felice. Libro sì, ma l'altra volta nel video precedente l'abbiamo chiamato manuale, in primis perché ci sono proprio i segnali del corpo spiegati dettagliatamente, ma anche perché il manuale ci indica precisamente che cosa fare, che cosa non fare per arrivare alla felicità e al benessere. Una di queste strategie, possiamo chiamarle così, è il negoziato emotivo con il nostro inconscio, con la nostra parte più profonda. Quindi Andrea, chiedo a te, che cos'è questo negoziato? Come si fa? Come avviene precisamente? Allora, come tutta questa materia, diciamo la fonte del sapere, Stefano Benemegio lo citiamo Certo, ancora, sai certo. come sono io, Lucia, è un principio Zen per me, Assolutamente. diciamo quindi lo studio delle leggi e delle regole che governano le emozioni. La cosa più clamorosa è che tu che ci stai ascoltando, guardando, non so se lo sai, ma puoi evocare questo inconscio, questa ombra che hai dentro, questa parte profonda, particolare, di cui spesso ci si vergogna e si ha un po' paura, la sede oscura delle pulsioni più profonde che non conosciamo, ma d'altra parte conoscere noi stessi vuol dire proprio quello. Però in ogni caso tu puoi evocare questo inconscio, e qui impari come farlo, e capire di cosa hai bisogno, come dicevi tu, per o allontanarti dal disagio o essere proprio gradualmente felice. E questa è una modalità di negoziato emotivo, la più profonda. Ovvero la persona impara in che posizione deve mettersi e per avvertire delle naturali e istintive spinte del corpo, oppure osservare mentre pensa se telefonare o no a quel maschietto, a quella femminuccia, che come va oggi ha il sentore che sia un po' narcisista e che sfuga un po' troppo, sai che oggi tutti parlano di Certo, narcisismo, certo. quindi dici ma dovrò chiamarlo o no? Il tuo inconscio lo sa, la tua parte più profonda, che come dice Jung, l'inconscio individuale collegato all'inconscio collettivo, sa tutto. Devi sapere interagire con lui, con esso, dipende come vuoi dire. Quindi imparalo. Chiedi al tuo inconscio se è giusto che chiami quel maschietto o quella femminuccia. Se è giusto che dici ti comporti così col capo ufficio, con il figlio, con il cliente, ma il rapporto sentimentale affettivo prende forte, perché quante volte persone anche intelligenti, forti, capaci sono rimaste inchiodate da quel blocco che dici: ma andrà bene stare con lei, ma la scelta giusta sarà stare con lei, ma devo davvero aprirmi? Ho paura di sbagliare, ho paura che avessero magari ragione i miei genitori, che non so come gestirmi nella vita, però io forse l'amo. C'è un modo per cui tu puoi capire come, diciamo, facessi un test, un'analisi del sangue rapida, per capire se devi nutrirti ancora dei latticini o no di quel cibo, molto semplicistica come cosa, Certo. ma rende un pochettino l'idea. Quindi io adotto questo negoziato emotivo e capisco cosa devo interrompere, cosa devo continuare a fare in termini di vita privata o professionale. Ma questo è un negoziato emotivo. Il testo descrive con attenzione e con esempi precisi di come muoversi, per esempio questa donna deve andare a comprare quel vestito anche se pensava di no. Quest'uomo deve chiamare quella ragazza anche se pensava di no, e si dice come avviene tutto questo. E questi spuntini emozionali che vanno fatti, dei piccoli rischi, in questo caso vengono fatti a tempo reale. Facciamo un esempio concreto, se no non ci si spiega. Questa ragazza stava guardando questa vetrina, questa allieva, una dei miei 35.000 allievi, stava guardando questa vetrina e a un certo punto ha avuto un accarezzamento di labbra, un mordicchiamento di labbra, che abbiamo già citato, tra l'altro, non è colpa mia, i segnali sono Certo. alcune decine, ma ci viene in mente questo. E quindi ha capito, siccome ha bisogno di star bene, di essere carica, perché deve vincere con quell'esame, deve vincere quella competizione sportiva, deve essere serena e felice per riuscire ad arrivare a parlare in quel modo al suo genitore, al suo partner, ha capito che il suo io bambino le dice: tu regalami quel vestito, fai un regalo a te stessa per una volta, smettere di fare la croce rossina e di gratificare gli altri, comprati quel vestito, te lo dico col corpo, perché il tuo corpo te lo dice con questi segnali, vedi c'è una mappatura proprio di questi pruriti, te lo dice che devi farti quel regalo lì. Certo, ti costerà un po' di senso di colpa, un po' di paura di non essere all'altezza poi di gestire il tuo piccolo budget mensile che tieni tenuta per gli acquisti extra, oppure ci sarà un'altra paura, tutte descritte anche queste, i sigilli emotivi.
Ma ecco che la persona, sia temporale nella vita, sia imparando ad evocare il proprio inconscio, capirà su se stesso cosa fare e poi chiederà: caro inconscio, tu mi confermi che se faccio quella cosa finalmente sarò più felice, finalmente mi va via quel benessere, sì o no? Se la spinta è indietro ad occhi chiusi vuol dire no, se la spinta è stare avanti vuol dire che è tutto a posto. Il grande regista, l'imperatore, il regista interiore dice: finalmente hai capito la tua parte profonda, finalmente hai avuto un sistema per indagare sulla tua parte più oscura ma più potente, che dove lì risiede la verità della tua vita, conoscere in profondità te stesso. E quindi a seconda, ripeto sempre come diceva nell'altro video, che la persona sia più interessata a capire con il linguaggio del corpo l'altro, mettiamo per la seduzione, per la vendita, per l'educazione di un figlio, allora il libro è molto più semplice perché scopro questi nuovi segnali del linguaggio del corpo per capire e coinvolgere l'altro. Ma devo dire, la prospettiva come psicoterapeuta, dico anche più rivoluzionaria, è che il tuo inconscio in senso interattivo ti dà, se li sai leggere, i codici per riuscire a dormire bene alla notte, per riuscire a essere concentrato, per abbassare quell'ansia, quel panico, quella tristezza. E secondo me, io Lucian ti ammiro perché tu come me vai nelle piazze, e qui ci saranno delle sorprese che non possiamo dire adesso per tutto quello che sarà dato per chi prende il libro per mettere in pratica le cose, ma comunque sia, come me sei una persona, tu sei un futuro medico e tutto, ma che lotti sul campo per dire: ma perché non provano? Non provano, vero, il linguaggio delle emozioni, sbaglio? No, è assolutamente così, è proprio così. Perché non provano? Anche gli studenti, magari le persone che seguo io, anche dei corsi, eccetera, che porto apposta proprio nelle piazze, come hai detto tu, per farle provare, perché magari uno si mette a fare i corsi, si mette a studiare, ma non applica. Però studiare basta, non serve a niente. Quindi anche questo, dicendo che è un manuale, è un primo passo per la propria evoluzione, per il proprio benessere. Quindi non è, come dice anche Andrea Cirelli, l'obiettivo. L'obiettivo non è fare il corso oppure il libro, è il primo passo per arrivare a un certo obiettivo, appunto, che sarà il benessere, insomma, qual è il tuo obiettivo soggettivo. Volevo aggiungere che tutto quello che hai detto finora, quindi il negoziato con l'inconscio, si basa su dei principi essenziali, proprio sul funzionamento dell'emotività dell'essere umano, sull'inconscio, perché l'inconscio ama negoziare. A me piace l'immagine del bambino, della caramella. Io do al bambino la caramella, allora il bambino mi dà qualcosa in cambio, che è fare il bravo, fare i compiti, eccetera. La stessa cosa con la nostra parte emotiva. Quindi io imparo a gestire, a comunicare con questo inconscio, quindi io gli do che cosa? Lo spuntino emozionale, l'emozione, e in cambio lui mi darà, appunto, dormire se non dormo la notte, la performance se sono uno sportivo, la concentrazione se devo studiare, e quello che io chiedo, insomma. Quindi negoziato per questo motivo, perché l'inconscio ama negoziare. Prego Andrea. Alzo la mano un attimo, ma io però se ho delle domande che non capisco come applicare rimango solo col libro in mano, che per quanto sia un manuale chiaro che mi rivela tutti questi bei segreti, rimango solo col manuale, e invece no. No. Perché noi abbiamo pensato, chi prende il libro, di offrire un corso, esatto, incredibile, serale, con noi online, che ti spieghiamo come applicare. Poi con un'ulteriore sorpresa in più, perché nessuno si trovi in difficoltà ad applicare la magia del negoziato emotivo e di questa tecnica. Volevo anche aggiungere che non vogliamo fare gli americani troppo a dire: quindi con questo conquisterai tutto, otterrai, perché qui avranno bisogno magari di qualche sessione di coaching, ma lo diciamo a carte scoperte. Certo. Non è che è un trucco per dire: così poi farai una sessione di coaching. Ma perché? Se fai parte di quella ristretta numero di persone che ha un blocco troppo forte, sblocchiamo rapidamente in 2 o 3 sedute di coaching quello e userai al massimo il metodo. Ripeto, la maggior parte inizia già dal libro, perché c'è un corso in più offerto. Però ci può essere bisogno anche di quello, ecco, noi non abbiamo mica bisogno né io né te di dire cose che non siano limpide, chiare e cristalline, insomma. Va bene, io allora immagino che apparirà un link. Certo, trovate come sempre tutti i link qui sotto, sia per acquistare il libro, quindi anche tutte le indicazioni dove si farà il corso in più aggiuntivo, e ci vediamo dall'altra parte se acquisti il corso, e spero che ci vediamo di là. Ecco. Grazie per la visione, grazie Andrea, e ci vediamo nelle prossime lezioni, nei prossimi video. Ciao ciao! Ciao!